Bella ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Call of Duty Black Ops 4 in una modalità un po' particolare. Infatti siamo su Dominio Essenziale e vi starete chiedendo che cos'è Essenziale. Essenziale è una serie di modalità che sono le basiche, però senza specialisti, senza tutte quelle minchiate che comunque c'ha dentro Black Ops 4, ma il pure semplice modalità di vecchio Call of Duty. Inoltre, come potete vedere, abbiamo tutto il cecchino, perché questa qua è Deathmatch a squadre essenziale solo cecchino, una modalità veramente divertente che sto giocando ultimamente, perché ogni tanto mi diverte e anche perché c'è la possibilità che escano delle belle clip abbastanza buone. Magari sai com'è, ti viene una... ok, tu ciao, ti viene magari una quadrupla o una tripla, insomma è bello, è una bella modalità. L'unico problema di questa modalità è che è bella, ma all'interno ogni tanto ci sono dei simpaticoni che vanno in giro o con i pugni, che io non capisco qual è la logica. Ah, questo mi ha fatto. Che non capisco quale sia la logica di andare in giro con i pugni, cioè così a cazzo di cane non è già per uccidere la gente. Oppure che usa le peggio robe stordenti, insomma purtroppo essendo essenziale la gente... What? La gente deve cominciare a utilizzare le cose peggiori esistenti su questo pianeta. Non so chi mi abbia preso, non l'avevo manco visto. Fatemi sapere appunto se vi piacciono anche delle cose di questo tipo qua. Qua ho mirato tantissimo, che schifo. Vabbè, oh madonna. Ok, preso. Infatti questo qua voleva uccidermi a mazzate, però è importante che... Hitmarker, madonna che nervoso. È una roba che odio veramente tantissimo. Ovviamente hitmarker, per chi se lo stesse chiedendo, è quando colpisci ma... non uccidi, cioè fai solamente l'hit marker. Oddio quanta gente. Ok, preso uno. Tutto finito. No, l'altro mi fa. Siamo in svantaggio. Ok. No, è una modalità che a me piace particolarmente. Spero vi possano piacere. Ma no, questo... Ecco, perché? Ah! Volevo uccidermi a pugni. Ecco, io questi qua non li sopporto, veramente. Ti mancano col primo colpo e ti inseguono cercando di colpirti con i pugni. È una cosa che veramente non concepisco. La modalità è bella per usare il cecchino. Vabbè. Comunque, ci stiamo preparando ovviamente a Modern Warfare. E se qualcuno di voi segue Call of Duty ha visto il gameplay che è uscito, è strano, però devo ammettere che mi interessa particolarmente, perché in Modern Warfare li reputo veramente strabelli. Se poi stiamo parlando del fatto che comunque Modern Warfare è una specie di... l'hanno definito un soft reboot, se non ho capito male. Preso. Oh ragazzi, però buono. L'hanno definito appunto un soft reboot creato sugli stessi, però diciamo che secondo me potrà essere qualcosa di veramente veramente buono. Dai gameplay io sapevo che loro avevano in mente di fare un preso zero freddato. Hit marker. Sapevo che avevano intenzione di fare, diciamo, un incremento grafico, ma non mi sarei mai aspettato quello che ho visto all'interno del gameplay che è uscito. Intanto lanciamo. Oh ragazzi, ho l'attacco fulminante. Vediamo se prendiamo anche qualcuno. Uno. Solo uno. Tripla di attacco fulminante. Buono. Oh, sta andando particolarmente bene sta partita. Sono contento. Pensavo di far cagare. Vabbè, non sono tutta sta roba col cecchino. Diciamo che sono discreto. Cecchino nemico. Buono questo. Sono discreto, esatto. Però a me piace molto utilizzarlo. Comunque, detto questo, io aspetto veramente con ansia Modern... Sì, vabbè, ok. Aspetto esattamente con ansia tanto Modern Warfare, perché secondo me sarà un anno buono per COD. Almeno lo spero, perché purtroppo questo è l'unico problema. È sempre che è stato un COD, diciamola così, non molto seguito. Cioè, per quanto a me piaccia giocarlo... Black Ops 4, no? Intanto sono ultimo, però sto facendo 19-9, neanche troppo male, però vabbè. Situazione di parità. Questo qua non è la prima volta che lo trovo, eh? C'è anche un canale Twitch noto. Comunque, diciamola così, io penso che comunque questo COD è stato
intanto questo COD è un sfracello di kill. Io penso che questo COD sia stato un po', non dico abbandonato effettivamente, perché cose nuove un po' le hanno messe, però non sono delle cose che ti dicevano, cavolo, voglio continuare a giocarci tanto a questo gioco. Infatti io, per quello che ci sto giocando, diciamo che sto giocando principalmente a questa modalità un po' per svago, oppure un deathmatch ogni tanto da portare anche a voi, nel senso questo è... Alfa è nostra operativa. No, doppio hitmark! Non ci credo. Non ci credo, doppio hitmarker, era collateral. Bravo, al sicuro. Preso. Zero spazzata via. Tanto stiamo lanciando di tutto di gola. Cecchino nemico. Ce li abbiamo dietro, che è un problema. Ovviamente io penso che il discorso sia questo. Cioè, Black Ops 4 non era un brutto gioco. Anche chi l'ha provato nella beta, tutte queste cose qua, non è. Il problema è che io credo che il gioco abbia, cioè la community si sia stufata abbastanza di Madonna Almantis, si sia stufata abbastanza per quanto riguarda gli specialisti, tutte queste minchiate qua che vanno, secondo me, a, non dico rovinare il gioco, perché una volta sì, però dopo un po' secondo me possono stancare alla lunga, cioè possono anche dar fastidio. Sono delle meccaniche che dopo un po'. Questo non so come l'ho mancato. UAV ostile in sorvolo. Questo? Cecchino, state giù. Perdiamo alfa. Non male. Oh sì, buono. Quando c'è dei momenti di blackout. E... Ah, ci hanno fatto triple cap? Ah, non l'avevo visto. Sì, va bene, eccolo là. Quello. Quella specie di granchio che avete visto uscire da lì è il Mantis. Il problema è che se non si ha un lanciarazzi, non si ha qualcosa, non si può fare molto su uno del genere. Prendiamo A. Cecchino, provare a ingaggiare. Questo è quello bravo. Vabbè, niente, ma mi ha fatto due. Cecchino, state giù. Combattete fino all'ultimo. Rimontate. Purtroppo mi sa che non riuscirò a portarvi una vittoria. Come l'ultimo. È un altro Mantis, dai ragazzi, è una roba scandalosa. Cioè, tre Mantis di fila non ha senso. Sta modalità è veramente una roba che mi dà troppo fastidio sta cosa. Cioè, è una modalità solo cecchini e piena di cazzate, piena di robe che non c'entrano niente. Però ormai. Eccolo qua, è arrivato il Mantis. Niente, finisce così. Purtroppo è una sconfitta, poi però non è neanche andata malissimo. 30-22, poteva andare decisamente meglio. Però volevo portarvi appunto una partita su questa modalità. Sicuramente col cecchino c'è da migliorare, sicuro. Però ce l'aggiustiamo abbastanza. Comunque, detto questo, io vi saluto. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Comunque, non so, l'ho detto, non sono tutta sta roba col cecchino, però... Abbiamo fatto il nostro. Io vi saluto. Saluto dal vostro Flame. Bella.